Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse alla folla: tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me, colui che viene a me io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Un breve pensiero sulla festa che noi celebriamo per i nostri defunti. Stiamo pregando, stiamo celebrando per loro e per tutti i defunti. Queste anime ci sono invisibili, ma sono presenti e ci parlano. E che cosa ci dicono? Ci chiedono aiuto, ci chiedono sostegno per la loro purificazione dolorosa, per la loro guarigione dolorosa. Ci chiedono un suffragio, che vuol dire un sollievo della loro sofferenza. Ci chiedono una liberazione dal purgatorio, che è come un carcere spirituale per loro, come un forno crematorio morale. Ci chiedono insomma di applicare a loro l'indulgenza plenaria che la Chiesa ci offre in questi giorni, se visitiamo le tombe dei nostri cari al cimitero in preghiera, così che questa indulgenza, questa clemenza, questa misericordia di Cristo e della Chiesa possa scontare e possa anche annullare le pene dovute per i loro peccati. E ci chiedono soprattutto di ottenere a loro da Dio queste grazie, le due grazie, quella del suffragio e quella della liberazione. E queste grazie le possiamo ottenere celebrando e partecipando a messe per loro. La Santa Messa è il sacrificio riscattatore, redentore, purificatore di Cristo che applichiamo a queste anime sante, offrendo anche delle opere buone a loro nome. San Giovanni Crisostomo diceva: non serve piangere per i defunti, serve aiutare i defunti, che poi aiutano i viventi. Se i vivi aiutano i morti poi aiutano i vivi. Sì, perché i morti sono più riconoscenti dei vivi e sono più potenti presso Dio, perché offrono per noi sia le loro preghiere, sia le loro sofferenze, perché noi possiamo avere delle grazie. Le anime sante del purgatorio non possono pregare per loro stesse, perché sono già state giudicate. La sentenza particolare, purgativa, è già stata data a loro. Ma siamo noi che possiamo pregare per loro. Solo noi possiamo pregare per loro. Perché il Signore conceda una grazia che li sollevi, li allievi le sofferenze e li liberi e li redima dal purgatorio, aprendo così la porta del paradiso e della felicità eterna, della vita eterna, della risurrezione. Beato. Nulla sfugge a questo giudizio di Dio particolare, questo giudizio di Cristo, sia il bene, sia il male che abbiamo fatto, sia i pensieri, le parole, le opere, le omissioni. E per i peccati, anche se sono perdonati, c'è però sempre una pena da scontare, un debito da pagare, da purificare, e questo è possibile con le sofferenze qui sulla terra, ma anche con quelle del purgatorio. Santa Caterina da Genova nel 1500 ha scritto un trattato del purgatorio, sicuramente ispirata da Dio,
in certe esperienze mistiche che lei ha avuto, e in questo trattato dice che le anime in purgatorio soffrono con serenità, soffrono con speranza, la serenità di sapere che sono salve sicuramente dall'inferno e la speranza che prima o poi andranno in paradiso. Ma dice anche questo santo una cosa bella, particolare, che le sofferenze delle anime del purgatorio sono sofferenze di amore. Soffrono per l'amore di Dio, per amore di Dio, come sono per esempio le pene e le sofferenze dell'innamorato che non può ancora vedere e stare con la sua innamorata, o dell'innamorata che non può ancora vedere e stare col suo innamorato, che è privato dell'amato o dell'amata. Ecco, quindi è una sofferenza, è un patimento temporaneo, ma di tipo gioioso. Anzi, desiderano queste anime, queste purificazioni, queste pene, sofferenze purificatrici che permettono loro poi di essere degne di unirsi a Dio, di vedere Dio nella beatitudine celeste, nel paradiso, nella pienezza dell'amore con Dio, nella perfetta gioia e pace dell'amore verso Dio. Allora, in questo mese di novembre, che è dedicato proprio alle anime del purgatorio, vediamo di fare questo proposito, di offrire qualche messa in più, di partecipare a delle sante messe, dire dei rosari proprio per loro, per queste anime, di offrire opere buone, offrire sacrifici a favore di queste anime purganti. Ne riceveremo tante grazie poi, tante benedizioni, perché ci sono sempre riconoscenti loro. Ci faremo in paradiso una grande folla di anime che per gratitudine pregheranno per noi e ci saranno vicine e amiche in tutti i problemi della nostra vita, della nostra famiglia, ci otterranno tanto aiuto e tanta protezione da parte di Dio.